Salve a tutti, sono l'avvocato Angelo Di Lorenzo, presidente di Avvocati Liberi, e con questo breve video vogliamo informarvi che la nostra associazione ha terminato e rilasciato un codice di condotta e dei mezzi attraverso i quali i futuri genitori dei figli nati dal 1 novembre 2024 potranno negare il consenso alla somministrazione di farmaci o di anticorpi monoclonali, che sono poi impropriamente definiti vaccini, contro il virus respiratorio sincizial umano RSV, più comunemente noto come bronchiolite. Si tratta di un lavoro corale del Dipartimento di Ali per i Bambini dell'Associazione Avvocati Liberi, cui fanno parte molti colleghi dell'Associazione Ali, alcuni dei quali vi daranno ulteriori e più approfondite spiegazioni nel proseguo di questo breve video. Prima di passare la parola ai colleghi, però, vorrei mostrarvi dove reperire e scaricare il materiale della strategia Lascia stare mio figlio, messo a disposizione in download libero e gratuito nel nostro sito. Dunque, digitando l'indirizzo internet www.avvocatiliberi.legal, si accede alla home page del sito di Avvocati Liberi. Come vediamo, siamo all'interno della home page di Avvocati Liberi, e questa è la home page del nostro sito, e nella barra dei menu bisognerà entrare nella sottomenu Attività. Cliccando nel sottomenu Attività, entreremo all'interno di questa sezione delle attività della nostra associazione, dove in particolare bisognerà poi entrare all'interno dell'iniziativa Lascia stare mio figlio. Cliccando sul link dell'iniziativa Lascia stare mio figlio, si apre la pagina dedicata all'iniziativa, dove vi sono una serie di contenuti, tra i quali non solo i video di spiegazione, ma soprattutto gli atti che potremmo andare a scaricare, dunque il vademecum e la diffida da compilare. Per scaricare il vademecum basterà cliccare sul download, in questo caso del vademecum, ci si aprirà il vademecum. E molto semplicemente uscirà fuori il file in PDF, che potrà essere scaricato a sua volta sul computer o anche consultato direttamente dall'interno del sito. Tornando indietro, si torna nella pagina dell'iniziativa con il download, e questa volta invece la diffida dovrà essere proprio scaricata, perché una volta messa all'interno del computer potrà certamente essere utilizzata per la trasmissione. Scaricando la diffida basterà abilitare le modifiche del file e riempire tutte le parti evidenziate in giallo, con all'interno, vedete, i contenuti da inserire. Indicare in queste parti che sono i destinatari della diffida, quindi se si tratta di una SP, una USL, una ASL, con l'indirizzo e ed eventualmente la PEC, quindi riempire tutti i campi in giallo. E poi continuare nella compilazione del contenuto dell'atto, quindi di nuovo nome e cognome, luogo di nascita, codice fiscale del padre, così stessa della madre, con il nome e il cognome del neonato o del nascituro, in caso ancora non sia nato. E se si desidera, vedete in questa parte evidenziata in giallo, si può anche indicare il dissenso per qualsiasi altro trattamento per il quale non viene prestato il consenso, ad esempio la vitamina K. In tutti i casi basterà selezionare l'intera parte e cancellarla in questo modo.
E anche qui si potrà aggiungere gli ulteriori trattamenti per cui non si presta il consenso, ricordandosi sempre poi di cancellare la parte in questo modo, aggiungere il nome e il cognome dei genitori, del padre e della madre. Con il documento di riconoscimento, luogo e data, le firme. Qui basterà aggiungere il nome del padre, in questo modo, Mario Rossi, e della madre, Maria Verdi. Ultima annotazione è selezionare tutto il documento, andare su questo pulsantino qui dell'evidenziazione, mettere nessun colore e scomparirà completamente le parti evidenziate in giallo. Bene, siamo tornati in presenza, diciamo così. Spero che questo breve tutorial sia stato utile, ma certamente lo saranno più utili le istruzioni che troverete nel vademecum e soprattutto i consigli che adesso vi daranno i colleghi del Dipartimento di ALI per i bambini. Passo la parola dunque all'avvocato Federica Fantauzzo, poi di seguito all'avvocato Giovanni Calapai e quindi l'avvocato Roberto Martina, l'avvocato Antonio Verdone ed in chiusura nuovamente alla collega Fantauzzo, che è la coordinatrice del Dipartimento di ALI per bambini. Grazie a tutti e buona visione. Stiamo ricevendo davvero tante richieste di aiuto da parte di futuri genitori preoccupati per la cosiddetta vaccinazione contro la bronchiolite nei neonati. Abbiamo deciso di dare una risposta concreta a queste richieste di aiuto, ponendo a disposizione di tutti sul nostro sito una diffida e un vademecum. Prima di capire come compilare e cosa fare, mi preme ricordare che la scelta nasce sempre dalla consapevolezza e invito quindi tutti i futuri genitori a richiedere al pediatra o in ospedale o a scaricare dal sito di AIFA o dal sito di EMA il foglietto illustrativo di questo farmaco, al fine di essere effettivamente informati e poter fare quindi una scelta consapevole. A seguito di una martellante campagna mediatica a favore di un vaccino che in realtà è un anticorpo monoclonale, contro il virus respiratorio sincizziale, in molti reparti di ostetricia per tutti i neonati venuti alla luce dal 1 novembre scorso, in molti futuri genitori è sorta comprensibilmente la domanda se il proprio figlio appena nato possa essere sottoposto a loro insaputa a tale trattamento farmacologico. La risposta è un secco no. Sia perché la somministrazione di tale farmaco non è supportata giuridicamente da alcun obbligo introdotto da una fonte legislativa, sia perché, anche se lo fosse, è sempre e comunque necessario il consenso informato dell'interessato o dei suoi rappresentanti legali, che sono i genitori, appunto, nel caso di minori di età. Tuttavia, e qui occorre usare il condizionale, potrebbe esistere la remota possibilità che questo consenso possa essere in qualche modo estorto in modo subdolo, facendo firmare al momento del ricovero per il parto un protocollo nascita, una carta dei servizi, un altro documento similare che contenga al suo interno tale somministrazione. Per cui, dando l'assenso o il consenso al documento, a questo protocollo nel suo insieme, venga contemporaneamente fornito l'ok anche al trattamento in questione. Da qui è nata la necessità di redigere il vademecum e la diffida ad esso allegata che potrete trovare appunto nel nostro sito. Quando avrete
avete deciso dove nascerà vostro figlio, avrete cura di chiedere immediatamente il piano parto o il protocollo nascite, perché si tratta di quei documenti all'interno dei quali sono evidenziati quali sono i trattamenti ai quali verrà sottoposto vostro figlio subito dopo il parto. E dunque, se all'interno di questi documenti è ricompreso il monoclonale in questione, cioè il monoclonale contro la bronchiolite, avrete cura di scaricare dal nostro sito la diffida che abbiamo messo a vostra disposizione in formato editabile, compilarla nelle parti evidenziate in giallo e quindi a quel punto sottoscriverla, firmarla, entrambi i genitori, e unitamente alle copie dei vostri documenti di identità li trasmetterete dalla vostra PEC sulla PEC dell'ospedale. Se non avete la PEC potete tranquillamente fare anche una raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure in ultima analisi, in occasione di una degli esami o degli accertamenti previsti, di quelli programmati, vi farete direttamente protocollare dall'ospedale la vostra diffida. È importante che questo piano parto, il protocollo nascita, ve lo facciate dare anche a ridosso del parto, perché nel frattempo potrebbero essere intervenute delle variazioni da parte della direzione sanitaria e quindi potrebbero essere stati inseriti dei trattamenti inizialmente non previsti. Dunque, questo è un passaggio fondamentale e comunque, indipendentemente da questi passaggi, è bene che portiate sempre con voi, nel caso in cui aveste necessità di scappare di corsa, come può capitare in ospedale, sempre con voi in borsa o nel borsello questi documenti, in modo tale da poterli consegnare anche direttamente al personale sanitario il giorno dell'accesso all'ospedale. Buonasera, sono l'avvocato Antonio Verdone e faccio parte dell'Associazione Avvocati Liberi. Questo breve video è per segnalarvi che sarebbe opportuno, una volta che voi avrete comunicato il dissenso alla vaccinazione o comunque alla somministrazione del farmaco contro il virus syncytiale con riferimento al vostro nascituro o alla vostra nascitura, l'opportunità appunto di verificare che tale dissenso sia stato, oltre che documentato, anche inserito nella cartella clinica e nell'eventuale fascicolo sanitario elettronico che saranno aperti in seguito alla nascita di vostro figlio o di vostra figlia. Infatti, la normativa in materia di consenso informato prevede che il vostro dissenso espresso nel superiore interesse di vostro figlio o di vostra figlia, oltre a essere documentato, dovrà essere poi inserito in questa documentazione. Consigliamo ai genitori, ma soprattutto alle mamme che sono ricoverate, di richiedere sempre preventivamente agli operatori sanitari di indicare quali trattamenti siano previsti nella giornata, in modo tale da essere sempre informati su tutto ciò che accade sul bambino, anche quando il bambino non è con voi. E soprattutto la possibilità di rimarcare il vostro dissenso all'inoculazione del farmaco o del vaccino da voi non gradito. A questo punto, però, è fondamentale ricordare che questa diffida è soltanto un aiuto, che il compito più gravoso lo avete voi genitori, con la vostra vigilanza, con la vostra fermezza e la vostra compattezza di decisioni verso una scelta di salute che riguarda il vostro bambino.